Buongiorno a tutti ragazzi, oggi parliamo finalmente di Todibo, che è un difensore che a quanto pare è molto molto vicino alla Juventus e il buon Giuntoli sta cercando di portarselo a casa per andare a formare insieme a Bremer la coppia difensiva della Juventus per la prossima stagione. Ovviamente il primo obiettivo era Calafiori, non dobbiamo prenderci in giro, non dobbiamo nasconderlo, è così, ne abbiamo parlato per tanto tempo, è una notizia di dominio pubblico. Calafiori, direzione Arsenal, sembra sbloccare questa trattativa con Huijsen sullo sfondo che dovrebbe lasciare il posto non tanto fisico quanto più di impatto economico sulla Juventus per l'ingresso di questo centrale francese. Ma chi è Jean-Clair Todibo? Ora andiamo un pochettino a farci un'infarinatura generale e cerchiamo di capire perché questo giocatore è finito sul taccuino di Thiago Motta e di Giuntoli. Chi è Jean-Clair Todibo? Può tornare utile alla Juventus di Thiago Motta 24-25? Intanto parliamo di un difensore francese nato il 30 dicembre del 1999. Quindi non stiamo parlando di un ragazzino a tutti gli effetti, ma di un giocatore che sta entrando nella sua più piena maturità calcistica. Gioca nel Nizza dal gennaio del 2021, è un calciatore di piede destro ed è alto 1,90 m. Quindi sicuramente dal punto di vista fisico è un giocatore impattante che di fianco a Bremer dovrebbe trovarsi abbastanza a suo agio, ma adesso ne parliamo in maniera un po' più approfondita. Perché si parla di lui? Il calciatore è in scadenza al 30 giugno del 2027, quindi non stiamo parlando di un'operazione a prezzo di saldo, sicuramente. Infatti il contratto è ancora lungo e questo si traduce in una valutazione elevata. Però i bianconeri del Nizza sono in buoni rapporti, dato che hanno appena concluso con successo la trattativa che ha portato Khéphren Thuram a Torino. Si ragiona su un prestito, ok, che questo è molto molto importante, con obbligo di riscatto e si ragiona su una cifra superiore ai 30 milioni di euro, un costo elevato. Ecco, non stiamo parlando di un colpo low cost come è stato quello di Thuram, erano altre condizioni contrattuali, la Juventus è riuscita a strappare il giocatore a un'ottima condizione economica, su Todibo al massimo riesce a strappare una formula interessante per non andare ad appesantire il bilancio tutto in questa sessione. Adesso andiamo un pochettino a fare il riferimento con tutte le caratteristiche essenziali per Todibo. Per dire il ruolo, quale posizione occupa? Primo nome era Calafiori. Ce lo siamo detti. E Calafiori in questo grafico è il giocatore di colore blu. Una volta sfumato, si è andati dritti su Todibo, che è il giocatore di colore rosa. Ecco, cerchiamo di mettere a confronto le loro ultime stagioni in Serie A. Entrambi sono molto bravi nella conduzione, il carrying, come potete vedere, sono valori molto molto elevati. Calafiori è leggermente meglio rispetto a Todibo e anche nel passaggio, dove invece Todibo è meglio di Calafiori. Attenzione, non sono doti scontate per dei difensori. Noi abbiamo visto tantissimi difensori anche nella nostra storia. Mi viene in mente Chiellini, che non era proprio il maestro dei passaggi, sulla conduzione se la cavava decisamente meglio, un po' come Gatti, ma sui passaggi invece era qualcosa di difficoltoso. Chiellini invece era molto bravo nel gioco aereo, così come Calafiori. Guardate il dato in azzurro nell'aerial di Calafiori, veramente una percentuale molto elevata. Mentre Todibo, nonostante il 1,90 m, pecca abbastanza di questa caratteristica, ma è molto più bravo nei passaggi progressivi. Quindi un giocatore un po' particolare, Todibo, una struttura fisica imponente, però un giocatore che probabilmente preferisce giocare palla a terra, preferisce il gioco palla a terra, preferisce l'intervento a terra e preferisce anche andare in passaggio o in conduzione con il pallone. Un difensore un po' atipico, se vogliamo, anche rispetto allo stesso Bremer, che è un giocatore che invece dal punto di vista fisico è molto impattante, con i piedi fa un po' più fatica. Quindi un profilo simile a Calafiori in determinate cose, ma diverso da Calafiori in altre. La cosa migliore è che comunque nei duelli la percentuale di Todibo è maggiore rispetto a quella di Calafiori, che abbiamo sempre detto non fa il difensore centrale, fa più ruoli dentro la partita, fa 1.000 ruoli dentro la gara. Quando si tratta di difendere c'erano sempre un po' di lacune, invece Todibo da questo punto di vista dovrebbe essere un po' più solido. Questo è un po' quello che ci dicono i dati, ma andiamo a vedere anche il rendimento e le presenze in stagione. È un giocatore che viene da 30 partite giocate in Ligue 1, 30 in cui è partito dall'inizio con una media di 88 minuti a partita. Quindi da questo punto di vista super affidabile. Quando c'era difficilmente si riusciva a rinunciare a lui. Due assist, soltanto due cartellini gialli, che per un difensore centrale non sono per niente tanti, anzi, Thuram avevamo visto che nella stessa squadra aveva collezionato ben
ben più cartellini, mi pare 7 o 8, qualcosa del genere. C'è un'espulsione, un cartellino rosso, una cosa che ci può stare in una stagione in 30 presenze. Ha giocato ben 2654 minuti. Quindi giocatore veramente un perno fondamentale della retroguardia del Nizza. Poi in Coppa di Francia ha giocato 3 partite, ha servito un assist ed è stato ammonito. Quindi questa è la stagione di Todibo, l'ultima stagione proprio giocata in Ligue 1. Infortuni, questo è secondo me uno dei punti principali quando si va ad acquistare un calciatore, e se su Douglas Luiz eravamo stati piacevolmente sorpresi dalla resistenza fisica del giocatore, qui abbiamo un pochettino di storico di un certo tipo, da un infortunio muscolare a un infortunio alla gamba, una caviglia slogata, problemi alla caviglia, problemi all'inguine, vabbè, il Covid, un ritardo di condizione, un problemino al tendine d'Achille, una botta, un problema alla coscia, ma l'infortunio migliore per quanto mi riguarda in questa lista è quello del 2019-2020, un nervo incastrato che l'ha tenuto lontano dai campi da gioco per 26 giorni facendo saltare 5 partite al Barcellona. Io sono molto ignorante da questo punto di vista, non ho idea di cosa significhi un nervo incastrato, però quando l'ho letto mi ha fatto un po' sorridere. Diciamo che non sono problemi di chissà quale livello, cioè non c'è un infortunio veramente grande, impattante, di quelli che rischia di cambiarti la carriera. Ci sono un po' di fastidi anche muscolari, un po' di fastidi anche ai tendini, se vogliamo, come magari può essere quello della caviglia o quello di Achille, però stiamo parlando anche di un giocatore che da quando è arrivato in Francia nel 2021 ha saltato veramente poche partite, una volta per una botta e una volta per un problema alla coscia che l'ha tenuto fuori per 3 giorni. Quindi nell'ultimo periodo, da quando Todibo è ritornato in patria, dopo un po' di esperienza in giro per l'Europa, sembra essere un giocatore che ha ritrovato continuità di rendimento. Da questo punto di vista possiamo solo che incrociare le dita. Il costo, ma l'abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato. Il valore attuale, anche secondo Transfer Market, è di 35 milioni di euro, che è perfettamente in linea con quello che leggiamo sugli organi di informazione sportiva, e la Juve appunto sta ragionando su un prestito per avere la possibilità di non esaurire la potenza di fuoco a disposizione e andare a fare l'affondo definitivo anche su Kop Meiners. Todibo e Kop Meiners sono per forza di cose collegati, ma ci arriviamo dopo. Il giocatore avrebbe già dato disponibilità al trasferimento e giuntoli, dopo Thiago Jalot e Thuram, torna a pescare un pochettino il Ligue 1. Anche l'anno scorso, prima però dell'arrivo di Giuntoli, la Juventus era andata a cercare Timothy Weah. Questa è una riflessione che facevo anche ieri in live insieme a voi. Sembra quasi che la Juve voglia andare a cercare in campionati comunque di primo livello europeo, ma con una appeal leggermente inferiore a quella che è la Serie A attuale, quindi dove ci sono squadre ancora molto conosciute all'estero per storia e per tradizione. Non credo che sia un caso anche il nome di Conceição del Porto, quindi andiamo a vedere anche Galano, Pepe. Si è discusso di tanti giocatori che giocano in campionati non Premier, non Bundesliga, non Liga Spagnola. In Italia sappiamo qual è la situazione, quindi credo che un po' la volontà di Giuntoli e del suo staff sia quello di andare a pescare in alcuni campionati dove ci sono dei giocatori interessanti ma che possono essere venduti ancora a prezzi umani, perché se vai ad acquistare in Premier o in Serie A diventa molto molto complicato. Dove giocherebbe però nella Juve Todibo? Ecco, questo secondo me è il punto più interessante da andare a snocciolare, perché se si va su questo tipo di difensore con queste caratteristiche bisogna prendere in considerazione un po' di cose. E quindi, insieme a Bremer, la risposta ovviamente è sì. Poi sapete che io la penso così, e cioè che la Juventus sta preparando la cessione di Bremer nell'estate del 2025, quindi il nome di Todibo secondo me è anche abbastanza in previsione della cessione di Bremer, perché abbiamo visto che comunque è un giocatore che non è uguale a Bremer, non è uguale a Calafiori, ma sembra un po' il misto tra tutti e due. Un giocatore bravo nei duelli, e non quelli aerei, quelli a terra, e bravo nei passaggi. Quindi secondo me la volontà della Juve è andare a prendere un giocatore un po' completo come Todibo, per poi ragionare su quello che sarà il difensore centrale che arriverà al posto di Bremer, che ha una clausola molto importante. Però Bremer e Todibo sembrano essere una coppia ben composta e complementare. Se guardiamo il grafico, Bremer è il giocatore in verde, guardate la percentuale dei duelli e dei duelli aerei e delle azioni difensive. Bremer è molto bravo nel lato superiore a sinistra, quindi quello che va a formare il difensore vecchio stampo, mentre è un po' più carente nei passaggi progressivi, nei passaggi in avanti e nella conduzione palla.
lì un giocatore che ha dei limiti, pecca, l'abbiamo visto, non è un giocatore alla Bonucci. Ha giocato anche nella difesa 3 in quella posizione proprio dove giocava Bonucci, ma Bonucci aveva un'uscita a palla molto più pulita rispetto a Bremer. Ecco che allora Todibo riesce ad andare a prendere quella percentuale dove Bremer è carente e la percentuale dove è carente Todibo se la va a prendere invece Bremer, quella dei duelli aerei. Quindi i due insieme potrebbero formare, secondo me, una coppia centrale assolutamente affidabile. Sono tutte rose? No, non è tutto oro quello che luccica. Perché secondo me abbiamo anche una piccola pecca legata a Bremer, che intanto è già un dubbio di per sé nella difesa 4, ma quello lo sapevamo da tempi in memory e dovrà essere bravo Thiago Motta ad adattarlo, dato che lui ha sempre giocato a 3. Però Todibo, abbiamo detto prima, essere un giocatore di piede destro, e non solo di piede destro, guardate l'heatmap che vi ho messo qui sotto. Ha giocato principalmente sempre sul centrodestra, ma attenzione anche per zone centrali, che non possa essere lui proprio il giocatore che andrà a fare quello che Calafiori ha fatto l'anno scorso, perché Todibo è un giocatore, io ho visto qualche clip, adesso magari ve la metto anche in sovraimpressione, che comunque non ha paura a prendere palla e andare anche per vie centrali del campo. È un difensore a cui piace anche rischiare qualcosina, quindi attenzione che potrebbe essere l'idea di Thiago Motta e quindi la richiesta fatta a Giuntoli, un giocatore in grado di fare quelle robe lì, difensore coraggioso, abile ad impostare, che non abbia paura di anche rischiare la giocata, no, non come Bernardeschi, ma come un difensore che deve immedesimarsi all'interno di un nuovo sistema di gioco. Per questo vi dico, per me è super urgente andare a concludere questa trattativa, perché la Juventus tra una ventina di giorni inizia la Serie A. E quindi il giocatore che non ha mai giocato in Italia, non conosce la lingua, non conosce la Juve, non conosce il gruppo, non conosce Thiago Motta, avrà necessità anche di inserirsi nel contesto e capire quello che l'allenatore gli richiede. Poi parte probabilmente da una buona base di partenza perché le caratteristiche sembrano urlare giocatore per Thiago Motta. Però sarebbe l'ideale darglielo il prima possibile, cosa che invece non si poteva non fare con Calafiori perché conosceva già la Serie A, conosceva già Thiago Motta, conosceva già il modo di approccio di Thiago Motta. Ecco, qui invece sono un po' più con il pepe. Non vi dico dove, perché il giocatore dovrebbe imparare queste nozioni. La fattibilità, a parte il fatto che abbiamo capito che si può fare, però cerchiamo di ragionare un po' più nel profondo, perché dopo aver giocato al Barcellona senza aver brillato, il ragazzo vorrebbe provare l'avventura, nuovamente l'avventura in un top club. La Juve ha in mente di fare questa cosa, far arrivare Todibo e Kobbe Mainers, finanziandoli rispettivamente con Huijsen e Sulè. Quindi esce Huijsen e con quei soldi riesco a prendermi Todibo. Esce Sulè e con quei soldi riesco a prendermi Kobbe Mainers. Questo è il progetto autosostenibile dei bianconeri, cioè non prenderlo o lasciare. Io stesso, lo dico proprio sinceramente, proverei a lavorare sia su Sulè che su Huijsen, perché mi sembrano due giocatori con delle potenzialità elevate. Sembrano due giocatori che possono dare tanto. E cederli mi dispiace, e mi dispiace tanto, e ve lo dico quasi con la morte nel cuore, perché erano due giocatori che secondo me potevano diventare importanti sotto la mano di un allenatore come Thiago Motta. Però hanno deciso di fare questo, giunto che Thiago Motta hanno scelto una strada anche rischiosa e anche comunque dolorosa, perché quando partono dei ragazzi del genere che tu hai preso dal settore giovanile, insomma, è sempre un po' doloroso. È anche vero che questo è il progetto autosostenibile, tutti quelli che arrivano vengono valutati e poi due o tre vengono filtrati, rimangono in prima squadra, forse anche quattro, stiamo parlando di Yıldız, di Fagioli, di Miretti che potrebbe essere destinato a rimanere, di Nicolussi che alla fine potrebbe rimanere pure lui, sono dei giocatori che hanno fatto comunque un percorso dentro la Juventus e sono rimasti dentro la Juventus, altri che hai ceduto un po' più a cuor leggero come Barrenechea e Ealing, e altri che proprio mi fa male cedere come Huijsen e Sulè, ma hanno valutazioni elevate di mercato e quindi la Juve gioca anche tanto su questa cosa per cercare di sistemare un bilancio che, come sappiamo, non è proprio rose e fiori. Quindi, signori, questa è la discussione relativa a Todibo. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e soprattutto un focus in particolare sulla posizione dei due nella difesa 4 insieme a Bremer e su chi potrebbe giocare a destra e chi a sinistra. Prova ad azzardarla. Comunque Bremer a destra e Todibo adattato a sinistra. Questa è la mia previsione, ma voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ciao!